almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life was old then, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads sing, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Piacere, vorrei presentarle il nostro gruppo. Io sono Ignazio Vargio, il coordinatore di questo gruppo. Il gruppo si chiama Arte Insieme. Se viene dentro le faccio conoscere. Il presidente dell'associazione, noi siamo insieme a questa associazione, è Lauser. Gli presento il presidente Salvatore Pani. Sono prego. Salvatore Pani, presidente da poco dell'associazione. Ci fa piacere che questo gruppo Arti Insieme faccia parte della nostra organizzazione, chiamiamola così. Hanno fatto dei lavori bellissimi, un gruppo affiatato, e quindi auguro a tutti buon lavoro. Allora, vorrei spendere due parole per quanto riguarda definire un po' la ragione sociale di questo gruppo che nasce all'interno di questa associazione, proprio perché abbiamo scoperto, mi ha chiamato Arti Insieme, perché abbiamo scoperto che è bello stare insieme. Devo dire che è un gruppo che ne combina di tutti i colori, come potete vedere, ma sono persone stupende. Quella che abbiamo realizzato, per me l'opera più grande, è l'armonia che coltiviamo e cerchiamo di non farla intaccare da niente. Penso che siate d'accordo, è un'armonia stupenda. Siamo diventati amici, ormai il quarto anno di questa attività. Io, come ho già detto prima, sono il coordinatore e avrei il piacere di presentarvele una per una, portarvele a conoscenza una per una. Cominciamo con Anna Rita Meloni. Prego, Anna Rita, impegnata in questo lavoro. Impegnata in questo lavoro, è già il terzo o il quarto che partecipa? Il terzo anno che partecipa alla nostra attività. E cosa ti è sembrato questa? Cosa ti ha dato? Come ti ha coinvolto questa attività? Mi piace molto. Sei soddisfatta di questa iniziativa? Ti dà qualcosa? Questo mi fa piacere. Allora, Anna Rita Meloni viene da Puras. Bene, ciao Anna Rita. Ti presento anche Grazia Bigi. Ecco, lei è impegnata in questo lavoro. E quando si impegnano, tiene presente che appena entriamo qui, ognuno da raccontarsi le proprie cose, parlano tutte. Quando si buttano nel progetto non esiste, c'è un silenzio assoluto, vuol dire che sono veramente impegnata. Grazie, anche tu puoi esprimere il tuo parere sulla nostra iniziativa. L'iniziativa è già dal quarto anno, sono contenta così, sono orgogliosa di quello che faccio, che prima non ne capivo niente. E ce la sto mettendo a tutta. Ah, bene, questa è già una promessa. Allora, passiamo magari. Lucia è una ritrattista, è una maestra, stiamo apprendendo tutti da lei per quanto riguarda il ritrattismo. Anch'io sono attratto dal suo modo di dipingere, che non è un dipingere, è una tecnica diversa. Lei disegna, lavora con i gessetti, con la gomma pane, e toglie del materiale creando luci ed ombre, creando un effetto perfetto, quasi fotografico, mi permetto di dire questo. E Lucia Pede, se anche tu puoi esprimere il tuo parere riguardo... Non come. No, niente, è una bella associazione, se sto continuando a venire perché mi piace e sto prendendo. Allora, grazie Lucia. Abbiamo la nostra carissima Gianna Lonis. Gianna Lonis fa parte di questo gruppo, secondo o terzo? Secondo.
Ecco, lei è impegnata in questo lavoro, vedi quanti riflessi ci sono in queste ampolline, eccetera, l'attende. Comunque anche tu puoi esprimere il tuo parere riguardo alla nostra associazione, al nostro gruppo. Io sono contentissima, mi trovo bene, penso di continuare. Stai acquisendo anche molto. Quindi mi trovo bene. Ti ringrazio. Ti presento Agnese Piras, anche lei è una ritrattista, come puoi vedere è tua mamma, mi sembra, no? Ha già prodotto quadri di passo a mamma, devo dire veramente molto somiglianti, la tecnica è più o meno quella che è di Lucia, con i gessetti, matite, pastelli, eccetera. Devo dire che coglie molto velocemente l'espressione, in effetti è molto espressiva. Complimenti, se hai qualcosa anche tu da... No, sono anch'io contenta di questa associazione, mi trovo bene con tutte, niente, è una bella soddisfazione. Grazie. Abbiamo qui Anna Maria. Allora, io faccio parte del gruppo dal primo anno, sì, dal primo anno, mi trovo benissimo con tutte, sono contentissima perché ho realizzato un sogno nel cassetto e va bene così. Del coordinatore nessuno parla. Grazie. Sapete che io sono ironico. Lei è Giovanna Bianco, viene da Marubio. È impegnata in una fattoria, non so quanto pagherà di IMU perché la sta facendo troppo grossa come seconda casa, pagherà un IMU eccessivo. In ogni modo sta cogliendo bene anche gli effetti della vegetazione, del campo, dell'apertura e anche della costruzione. Giovanna, cosa hai da dire a tuo discorso? Cosa hai da dire a questa associazione? Tutto bene, mi fa piacere. Ok. Ecco Mariella, sempre Bianco, ma è Mariella lei. Lei è impegnata con il lavoro dei fenicotteri. Un quadro molto sereno, non è finito, però esprime già una serenità di fondo. Lei è anche una persona molto serena, devo dire. Fa parte del gruppo del primo anno, se sì, non erro. Sì, ecco. Anno, sono molto contenta. Sono veramente felice. Oh, questo mi fa piacere. È nato proprio per questo, per diffondere serenità, ci sta riuscendo e l'opera più grande per noi è questa. Vengo molto volentieri da Marullo a Carraula per le settimane. Grazie Mariella, a lei non vuole essere ripresa, riprendiamo la sua opera che è stupenda, Brancabala, che lei è 2 anni o 3? 3 anni. 3 anni che è con noi nel nostro gruppo. Anche io sono molto contenta, non vedo l'ora che venga il venerdì per stare insieme a loro. Bene, e allora non si può dire che ti manca un venerdì, non te ne manca neanche uno. Non mi manca il venerdì, almeno quello c'è. Sono amiche carissime, guarda il lavoro che sta facendo. Su quest'albero coglie molto bene la composizione del colore, comunque sono tutte molto brave. Ok, bene. Luisella Dessì è con noi dal primo anno, presenta sempre delle marine stupende perché gli piace molto il mare, i pescatori, tant'è vero che ne ha sposato uno. E poi sa dare veramente quei colori di turchini a volte, comunque stupendi, di un mare sereno come solo in Sardegna possiamo trovare. Luisella, qualcosa riguardo a questa associazione? L'abbiamo iniziata noi, eravamo in 3. Esatto. E quindi ci sto benissimo assieme al gruppo. Bene, questo mi fa piacere. Grazie Luisella. Allora, lei è Carla Rio, appassionata di pittura, veramente molto appassionata, l'ha dimostrato dall'inizio, già il terzo anno che sei con noi. Il terzo anno che è con noi. E si esprime molto bene nella composizione, ha accolto immediatamente anche la tecnica di composizione.
Carla, cosa ti ha dato questa associazione? Mi ha dato molto, perché io in realtà non sapevo fare niente, per cui sono partita da una spiaggia deserta e sono arrivata ad altri disegni. Alla spiaggia affollata. Bene, grazie Carla. Lei è Rimedia Meloni. Anche lei è dal primo anno, mi sembra, no? Questo è il quarto anno. Ha fatto dei bei lavori, è sempre migliorato come tutte, come ho visto ogni anno c'è un miglioramento progressivo in tutte le componenti del gruppo. Potrei dire a nome di tutte che io sono veramente fiero, questa è un'espressione personale, di quello che stiamo realizzando, innanzitutto per l'armonia che esiste in questo gruppo, come stavo dicendo prima, e per i risultati che stiamo ottenendo. Puoi anche esprimere il tuo parere sull'appartenenza al gruppo. Sono contenta di aver partecipato e di essere qua. Ecco, vorrei presentarvi Eleonora. Eleonora da qui nel nostro gruppo è quasi il terzo anno, se non sbaglio, il terzo anno. Ecco, è una persona molto appassionata alla pittura, riesce molto bene, ha colto molto bene le tecniche di colore, di sfumature, luci ed ombre, e fa veramente dei bei lavori. Eleonora ha detto che non vuole parlare, non so se ci ha ripensato, ma comunque ciao Eleonora e grazie. Grazie a voi. Grazie Eleonora. Take me home, country road. All my memories together around her. Mine is a lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Morning hour she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road.